Dal Salmo 14:15 Colui che cammina senza colpa e pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore, non sparge calunnie con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulti al suo vicino. Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore. Non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente. Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre. Pace a voi. La parola continua a scavare nel cuore dell'uomo per offrirgli sempre più maggiore comprensione di se stesso ed è in questo scavo interiore che poi l'uomo trova la forza per accogliere quella parola che lo libera dalla ipocrisia. Il Vangelo di oggi cerca appunto di richiamare i discepoli a non cadere nella ipocrisia e nel formalismo che contraddistingue i farisei, gli scribi. Fino ad arrivare a quel richiamo così forte che Gesù fa loro prendendo le parole di Isaia. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Perché il cuore è lontano? Perché ormai non si sottopone più a questo scavo da parte della parola per togliere tutte quelle tentazioni o quei tentativi di vivere in maniera formale, esteriore, la propria fede e il proprio rapporto con il Signore, fino ad arrivare a trascurare il vero comandamento di Dio per osservare. Quelle tradizioni degli uomini che danno sicurezza, danno sicurezza davanti a Dio, ma è una falsa sicurezza, e danno un'immagine falsa di se stessi di fronte agli altri. Ma Gesù va ancora più in profondità, prima di scavare nel cuore dell'uomo, perché dice alla fine, dal di dentro, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di mare, ed elenca. Propositi e azioni malvagie, impurità, furti, omicidi, tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Per cui l'ipocrita vive poi fondamentalmente in una grande impurità. Impurità intesa come non verità di se stesso. La purezza è la verità di se stessi, è la verità di se stessi che è trasparenza che poi permette di vedere Dio, beati puri di cuore, dice la beatitudine evangelica, perché vedranno Dio. È la trasparenza del cuore che ti permette veramente di incontrare il Signore, ed è la trasparenza del cuore che non ti pone la condizione di quella falsità. Che fa male a te stesso e fa male al fratello. Questo scavo deve portarci, come ci ricorda San Giacomo, ad accogliere con docilità la parola che è stata piantata in voi. È solo questa parola piantata dentro di noi che ci può portare alla salvezza. L'accoglienza con docilità poi. Diventa messa in pratica della parola chi l'accoglie con docilità, cioè con cuore disponibile, con volontà che si lascia convincere, diventa da ascoltatore a uomo che mette in pratica la parola. Chi è ascoltatore e non mette in pratica, ritorna il pericolo della ipocrisia, l ipocrisia con se stessi illudite stesso di essere un uomo che ascolta la parola, ma non la vive. La prima lettura ovviamente presentava il quadro meraviglioso delle leggi e delle norme che il Signore ha dato al suo popolo che rende il popolo, questo quadro di leggi e di norme, rende il popolo diverso dagli altri. Questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente, ma è saggio e intelligente per quello che il Signore gli ha comunicato e gli comunica. Ed è in questa comunicazione della legge, della parola, che Dio è continuamente vicino al suo popolo, in mezzo al suo popolo. Le leggi del Signore contenute in ogni sua parola Esprimono l'interesse di Dio per il popolo, l'interesse di Dio per l'uomo e fanno la vera grandezza dell'uomo. È quella parola piantata dentro di noi che dona grande dignità alla nostra umanità. È in questo contesto di interiorità della parola, di docilità del cuore, allora il Salmo 14, 15. Ecco, canta la condotta dell'uomo giusto, sì perché i salmi cantano anche la condotta dell'uomo giusto, non cantano solo la lode a Dio, il ringraziamento al Signore, la gioia del popolo, il lamento dell'uomo, il lamento del popolo, i salmi cantano anche la condotta dell'uomo giusto. Colui che cammina senza colpa, pratica la giustizia e dice la verità che ha nel cuore. Non sparge calunnie con la sua lingua. Ecco un primo passo della condotta del giusto. Nello scavo interiore cerca di liberarsi, di farsi purificare dal Signore per arrivare a vivere quella verità che ha nel cuore, che non è semplicemente la verità di se stessi. Ma è la verità della parola di Dio che ha incontrato noi stessi. E quando noi incontriamo dentro la verità della parola, allora non spargiamo calunnie con la nostra lingua. Le calunnie nascono da un cuore senza la verità di Dio. Perché la calunnia è la negazione della verità. E siccome noi non abbiamo la verità senza la parola del Signore, è chiaro che siamo tentati di dire quello che abbiamo nel cuore, perché il cuore parla, parla sempre dall'abbondanza di ciò che ha dentro. Ma cosa ha dentro il cuore? Questo primo passo porta poi al secondo, che è ancora di più un'azione concreta, non fa danno al suo prossimo. Ecco, l'uomo che ha la verità nel cuore, non sparge calunnia e si preoccupa di non fare danno al suo, pro, al suo prossimo, di non fargli danno con l'azione, di non fargli danno neanche con la parola, di non farlo soffrire neanche una parola di insulto. Non lancia insulti al suo vicino. L'insulto è sempre una parola che, so, che, fa, che fa soffrire. La calunnia toglie la dignità. L'insulto dà sofferenza. Agli occhi di chi cammina nella giustizia è spregevole il malvagio. Se, se conosci la malvagità del tuo fratello, non cerca amicizia con lui. Invece vai a cercare amicizia con chi sai che come te teme e cerca la verità del Signore. Ma poi azione ancora più concreta, quelle azioni che veramente possono distruggere il fratello, l'usura, la corruzione, non presta il suo denaro a usura e non accetta doni contro l'innocente, la corruzione. Quanti doni vengono accettati perché il nostro comportamento danneggi l'uno per un ingiusto vantaggio di un altro. La condotta del giusto dà solidità alla sua vita. Il giusto cammina nella giustizia ma è fermo nella fedeltà al Signore. L'osservanza della legge coinvolge la dinamica della vita, certo, perché la vita è in continuo divenire, in continuo dinamismo, ma nel dinamismo del giusto c'è la solidità della fedeltà al Signore.